un grido d'allarme, ma anche un appello che rivolgiamo alle autorità, in particolare al governo regionale, nella persona di D'Alfonso, anche che ci auguriamo venga anche lui a questa assemblea, così come mi ha promesso, perché desideriamo sottoporre alla sua attenzione, ma anche all'attenzione dell'opinione pubblica, il problema grosso delle biblioteche che vanno chiudendo. Perché? Perché i comuni non ricevono contributi dalla regione, perché le biblioteche delle agenzie per la promozione culturale sono state chiuse tutte quante, o stanno chiudendo, e in particolare ci sono le quattro biblioteche provinciali che mancano di personale e anche di finanziamento. Allora, è un grido d'allarme, ma una voglia di impegnarci tutti quanti a trovare una soluzione possibile per questo grosso problema. Tante biblioteche oggi restano aperte grazie al volontariato di tante persone, il caso anche della biblioteca Falcone Borsellino. Sì, questa la gestiamo in collaborazione con la LAD, che come noto è un'associazione che si interessa del recupero di tossicodipendenti, e noi lo facciamo con dei cittadini che a livello di volontariato prestano la propria opera una volta alla settimana. A turno tengono aperta questa struttura che altrimenti non esisterebbe neanche. Ma non può andare avanti così, perché ci vuole in tutte le biblioteche personale specializzato competente, ma ci vogliono anche finanziamenti. I nostri libri sono tutti quanti stati raccolti da volontari, non abbiamo speso una lira per acquistarli perché ce li portano anche qui. Però c'è anche il problema che purtroppo non si legge, e in Italia abbiamo avuto questo riscontro a livello di OCSE ultimamente, quando abbiamo avuto l'accusa di essere uno dei paesi ultimi a livello di istruzione superiore e di università. E quindi c'è un problema grosso anche di costruzione di una cultura che attualmente è a piuttosto livelli bassi.